Ha preso il via nel fine settimana appena passato la 56esima edizione della Biennale, il padiglione Visione Globale, con le mostre personali di due artisti isolani, brillanti opere grafiche e innovative ceramiche. L'evento organizzato dall'Associazione Visione Globale è solito promuovere interessanti proposte culturali come mostre, concerti e convegni e partecipa ad iniziative di enti territoriali e nazionali e quest'anno ospiterà le mostre personali di due nostri conterranei, artisti contemporanei di fama nazionale che stanno portando in giro per l'Italia un interessante e avvincente connubio artistico. Il maestro agrigentino Alfredo Prado, rinomato artista direttore dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, nonché dirigente scolastico del liceo artistico di Santo Stefano di Camastra, e il maestro Domenico Boscia, pittore, scultore e decoratore di ceramica. Per questa occasione Alfredo Prado esporrà alcune delle sue opere grafiche mentre Domenico Boscia presenterà al pubblico le sue innovative ceramiche. Ciò che accomuna i due artisti è una continua inquietudine interiore, grazie alla quale la rispettiva evoluzione artistica è in continuo fermento. Mentre Prado scava nei meandri dell'anima e cerca di dare concretezza a sensazioni ed emozioni attraverso la sua ricercata e raffinata grafica, Boscia è costantemente preso dallo studio di nuovi materiali da plasmare e talvolta mescolare o aggregare in sempre sorprendenti e accattivanti sperimentazioni. L'evento sarà ospitato nelle sale dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà, nel cuore della città, a due passi dalla famosa Piazza San Marco e dalle più importanti linee pubbliche e private di navigazione. Prado e Boscia non sono nuovi a questi eventi, hanno già avuto modo di consolidare questo connubio in più case e in diverse location.